Su quanto mi chiedeva lei era più una considerazione, più che una domanda sul fallimento collettivo anche rispetto alla politica, certo, anche rispetto alla politica, anche perché è ovvio che siamo tutti più o meno, è chiaro che c'è chi ne è molto più responsabile, chi ha più potere è più responsabile di chi ne ha meno, ma anche con la nostra dico da cittadino, incapacità di incidere, la nostra insufficiente iniziativa, talvolta dobbiamo farci in qualche modo carico di avere una porzione di responsabilità in quello che dicevo io, il fallimento collettivo, che riguarda sì gli aspetti della politica, ma non riguarda solo la politica, nel senso diciamo del momento elettorale di elezione dei nostri rappresentanti, dipende molto anche dalla nostra capacità politica di incidere, cioè un modo di partecipare alla vita politica diversamente. Capisco il senso talvolta di frustrazione, di impotenza che i cittadini avvertono nel senso che non sempre si riesce a incidere, però è vero fino a un certo punto. Io credo che comunque l'azione meritoria che l'associazionismo spesso ha svolto, Libera è riuscita a ottenere che venissero fatte anche leggi di iniziativa popolare, come quella sulla destinazione a fini sociali dei beni confiscati, insomma ci sono le iniziative spontanee dei giovani, dei ragazzi, quelli di Libera che lavorano le terre, i beni confiscati, i giovani di Addio Pizzo che a Palermo hanno innescato un processo positivo di ribellione, racket del pizzo, insomma c'è modo di farsi vivi, di farsi presenti, di partecipare, occorre farlo sempre di più, soprattutto nella consapevolezza, e questo è importante, nella coscienza che noi abbiamo davanti mesi ed anni, quelli immediatamente davanti, cruciali per le sorti della giustizia e quindi diciamo anche della nostra democrazia. Una domanda proprio molto specifica sul tema della droga e sulla legislazione in materia di droga. Non entro nel dettaglio, ma non c'è dubbio che l'approccio dell'ultimo decennio sulle tematiche che avete a che fare con la droga è spaventosa, diciamo, superficialità e approccio semplicemente per solleticare gli umori, diciamo, più facili dell'opinione pubblica. Su questo si fa sul tema della droga, ma su qualsiasi tema argomento. Noi siamo in assenza di una politica con la P maiuscola che faccia politica in materia di giustizia, ma anche in materia di droga, in qualsiasi tema, diciamo, che non sia semplicemente la superficie cercando di alzare la voce e dandosi ragione alzando la voce. Basta vedere, infatti ho scritto, per materia che mi riguarda, diciamo, più da vicino, ho scritto quel libro sull'intercettazione che è proprio dedicato a smontare punto per punto tutti i falsi luoghi comuni che si dicono sulle intercettazioni, che sono serviti per creare l'opinione pubblica più favorevole a far passare un disegno di legge, quello di cui si è tornato a discutere in questi giorni, si discute ancora, sembra che la maggioranza governativa abbia intenzione di riproporlo, è una legge che avrà come effetto di fatto quasi l'annullamento dello strumento dell'intercettazione, quindi noi saremo, se potesse passare questa legge così com'è, sostanzialmente disarmati contro le forme di criminalità più subdola, che sono quelle che grazie alle intercettazioni riusciamo a contrastare. Quando non avremo più le intercettazioni saremo noi magistrati più disarmati e voi cittadini più indifesi contro questo tipo di criminalità.
sarà ancora, non dico che non ci verranno, non verranno più arrestati nessun tipo di criminale, la criminalità più spicciola, la criminalità di strada, sarà ancora individuabile, punibile e contrastabile, ma la criminalità organizzata, qualsiasi forma di criminalità organizzata, quella mafiosa, quella finanziaria, quella politica, diciamo, della corruzione, saranno, si apriranno vaste praterie di impunità a disposizione per tutti questi criminali, se dovesse passare l'intercettazione. Tutto questo lo si sta facendo dicendo invece che lo si fa per difendere la privacy dei cittadini, dicendo falsità come quella che tutti gli italiani o quasi sono sotto intercettazione, dicendo falsità come quella che le intercettazioni costano troppo a causa delle intercettazioni, questo tipo di legislazione, quindi cambiando la legge, non c'è altro sistema che questa legge per fare ridurre il costo delle intercettazioni, mentre, ma sarebbe lungo entrare nel dettaglio, ci sono tanti altri rimedi a portata di mano per ridurre i costi delle intercettazioni senza toccare la legge, e dicendo un'altra falsità, che in Italia c'è una legislazione che determina lo strapotere dei pubblici ministeri, che è una legislazione del tutto non garantista, mentre l'Italia è una delle legislazioni più garantiste al mondo in materia di intercettazioni. E quindi purtroppo sì, vale per la droga, ma vale per qualsiasi altro settore. Anche su questo, purtroppo noi da cittadini abbiamo in questa Italia così avara di informazioni esatte, abbiamo un supplemento di responsabilità. Dobbiamo farci da soli un'informazione corretta sui vari temi, e facendoci un'informazione corretta possiamo svolgere il nostro ruolo critico, diciamo, di cittadini. Se ci limitiamo a assorbirci quello che le verità ufficiali, che sono spesso fasulle, saremo i primi ad essere disorientati e non sapere di quello di cui stiamo parlando. E quindi, per quanto riguarda, sarebbe lungo esaminare le varie vicende, alcune sono giudiziarie, che cui lei ha fatto riferimento. Riguardo il sottufficiale, che ora nel frattempo è diventato anche ufficiale, Carmelo Canale, c'è un rimando al mio libro, si legge un po' il libro, c'è un capitolo che si chiama Amicizie e Tradimenti, in cui parlo anche della vicenda di Canale con una mia interpretazione. Canale è stato sottoposto a processo ed è stato assolto dal processo per concorso esterno al quale era stato sottoposto, quindi dal punto di vista penale è rimasto totalmente innocente e prosciolto. Io do comunque una mia interpretazione della vicenda umana di Canale e del fatto che secondo me comunque, fermo restando che è innocente e quindi non ha commesso alcun reato, che ci sono delle cose che rimangono buie, che hanno a che fare con le origini di alcuni rapporti che lui ha avuto con alcuni mafiosi. Rapporti avuti con i mafiosi per ragioni istituzionali, erano probabilmente dei suoi confidenti, però bisogna vedere come si è sviluppato questo rapporto con questi confidenti, come facevano una volta i vecchi marescialli dei carabinieri, che tenevano, diciamo, questi rapporti, avevano informazioni, poi si creava, diciamo, un rapporto un poco complicato, un po' grigio, né bianco né nero. Però nel contempo io sono convinto che Canale abbia mantenuto una sua sostanziale fedeltà nei confronti di Paolo Borsellino, ma che abbia in qualche modo, tra virgolette, strumentalizzato a fin di bene all'interno di una cosa un po' complicata, questo bisogna leggere il libro perché è lungo, abbia strumentalizzato in qualche modo a fin di bene questo rapporto che lui aveva con la mafia, cioè strumentalizzato a fin di bene, nel senso che lo ha in qualche modo strumentalizzato per riceverne a suo modo protezione per Paolo Borsellino, nel senso che lui era convinto che se la mafia avesse ucciso Paolo Borsellino lo avrebbe informato prima, in modo tale da poter mettere in atto le accortezze per proteggere effettivamente Borsellino. Così non è stato, evidentemente, perché la mafia ha ugualmente ucciso Borsellino. E credo che una certa reazione che ebbe Canale a quel tempo, apparentemente incomprensibile, che escludeva che la mafia fosse coinvolta nella strage di Via D'Amelio, abbia a che fare con questa sua convinzione personale. Non sono stato forse chiaro, se leggete il libro forse sarà più chiaro.
Sul procuratore Germanco, che il procuratore Germanco sia stato un capo dell'ufficio che ha ostacolato in vari modi, sia Falcone quando era procuratore aggiunto, tant'è che Falcone poi dovette scelse di andare via da Palermo, andò al Ministero della Giustizia, sia lo stesso Borsellino quando diventò lui procuratore aggiunto. E noi magistrati che rimasti poi alla procura di Palermo dopo le stragi ritenevamo in qualche modo responsabile dell'isolamento in cui Falcone poi Borsellino si era ritrovato, anche il procuratore Germanco, infatti polemicamente ci dimettemmo dalla procura di Palermo anche in polemica col capo, appunto con Germanco, il quale Germanco poi si aprì un caso al CSM, il caso al CSM si prolungò, ha consigliato per la magistratura, rischiamo pure noi di essere coinvolti in un trasferimento d'ufficio per incompatibilità con il capo dell'ufficio, poi le cose si misero in modo tale che fu lui a capire che era meglio trasferirsi, chiese il trasferimento e andò in Cassazione. E poi però è andato in pensione, ho letto qualche tempo fa sul giornale che era, non so, della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato, però credo che ora sia definitivamente in pensione, quindi non sia più attivo. Quanto a Carnevale, anche lui è un ex imputato che è stato assolto però. Carnevale venne perché chiamato in causa da vari pentiti, da alcune risultanze, anche da alcuni testimoni, alcuni giudici anche della Cassazione, venne accusato di avere, diciamo, influito su alcuni processi, avere quindi favorito la mafia. È stato assolto e quindi anche lui ha detto che è stato assolto. Per la verità, l'assoluzione di Carnevale è passata attraverso una sentenza della Cassazione, diciamo suoi ex colleghi, ma comunque sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna che era stata stabilita dalla Corte d'Appello di Palermo, e la sentenza della Cassazione aveva tra i suoi motivi del procedimento sostanzialmente una valutazione che potrebbe, a mio parere, ha degli aspetti di opinabilità, ma comunque va rispettata la legge della Cassazione. In sostanza, un magistrato era testimone del processo, questo giudice aveva dichiarato, aveva testimoniato, di un incontro improprio, diciamo così, che il presidente Carnevale avrebbe avuto durante una camera di consiglio, interrompendo sostanzialmente la camera di consiglio, con una persona a sua volta in qualche modo legata alla mafia e che aveva in qualche modo influito in quel processo. Siccome vige il principio della totale segretezza della Camera di Consiglio e quindi nessuno, neanche un giudice, può rivelare quello che succede in Camera di Consiglio, i giudici della Cassazione hanno ritenuto questa testimonianza di questo giudice radicalmente inutilizzabile e nulla. Quindi il contenuto della sua testimonianza è stata dichiarata nulla e quindi questa prova è stata dichiarata inutile e per questa ragione il presidente Carnevale è stato assolto. Sento così di fondo la disapprovazione, ma non faccio nessun commento. E beh, cosa dire? È noto, quindi ad ogni modo, al di là di questi aspetti, possiamo dire sicuramente che le decisioni della Cassazione presieduta dal presidente Carnevale erano quantomeno, diciamo, discutibili e opinabili. Lui in più di un'occasione anche pubblica ha dichiarato che Falcone e Borsellino erano degli ignoranti che di diritto non ne capivano niente, ognuno si tiene le proprie opinioni.